La pastiera napoletana, tra i nostri dolci tipici, è la sola che conserva ancora una dimensione puramente casalinga. Sia chiara, non che le pasticcerie in città non sappiano farla a regola d'aste, ma la pastiera, quella vera, va fatta in casa. Punto e basta. E badate bene, nessuna pastiera è mai uguale a un'altra. Alta, bassa, grano passata a metà o per intera, umida o assai zuccosa, più o meno profumata di acqua e mille fiori, con o senza crema pasticcera, pettola sottile oppure più spessa, ricotta fino più granulosa, uova prese dal salumiere o direttamente da sotto alla gallina allevata dall'ultimo contadino rimasta ai camaldoli e che le conserva proprio per me. La pastiera, diciamolo una volta per tutte, non mette d'accordo nessuno, getta scompiglio, crea zizzania, genera competizione, innesca una sorta di guerra civile partenopea. Il motivo? Ogni famiglia è straconvinta di essere depositaria e custode della suprema formula, della ricetta delle ricette, la ricetta per eccellenza. Una ricetta che, solitamente, si tramanda di generazione in generazione ed è stata annotata in bella calligrafia nel tardo Medioevo su di un quaderno senza copertine i cui fogli ingialliti si tengono ancora insieme a casputazzo. La ricetta di mamma, quella della nonna, che era bisnonna, che era vicina ai casi di quando abitavamo chissà dove, che era guardaporto, quella della sorella, della nipote, dell'amica, della zia, della commarella e chi da stramorto. Immancabile, poi, è la ricetta dello zio che ha fatto il pasticciere da scaturcio. Ogni napoletano che si rispetti, chissà per quale misterioso motivo, ha uno zio che faceva il pasticciere da scaturcio ed ha trafugato dal suo leggendario laboratorio la ricetta segretissima, talmente segreta che sanno tutto quanto tranne che i patroni della pasticceria scaturcio. E poi di pastiere in casa non se ne prepara mai una sola. Si cucinano pastiere da regalare a chiunque. Tutti scambiano pastiere con tutti, in modo compulsivo, al punto che in questo turbinio di pastiere che vanno innanzi a rete, alcuni tornano persino indietro sotto forma di dono a chi quella pastiera l'aveva preparata giorni prima ed è talmente padrone e sicuro della sua ricetta che la mangia senza accorgersi che si tratta proprio della sua, arrivando persino ad esclamare: «Sì, è buono, ma lo pazziamo, io faccio 100.000 volte meglio». Fatidico infine il momento dell'apertura, il taglio della prima fetta a cui fa seguito l'assaggio. Lì la famiglia stessa che implode. La guerra civile si trasferisce tra le mura domestiche. «Buono, mi è venuto perfetto!» «No, era meglio l'anno passato!» «Non dicero stronzato, era meglio 3 anni fa!» «A colpe che lo furno che non funziona buono!» «Non mi preoccupato, l'anno prossimo verranno un capolavoro!» Fino a quando non si leva alto una voce, la solita voce che perentoria nella sua infinita saggezza esclama: «Ma che buona frutta, mangiate, state pazzi!»